ricordo commosso di Alberto. Ci siamo ritrovati qualche anno fa, prima ancora che Alberto fosse nominato, eletto presidente della sezione ANPI di Niguarda. Abbiamo avuto un passato in comune, io, Alberto e Stella, nel movimento studentesco della Statale. E il giorno in cui ci siamo ritrovati abbiamo rievocato un po' quegli anni di forte mobilitazione studentesca, erano gli anni 70. Il 12 dicembre del 1970, l'anno dopo della strage di Piazza Fontana, ci fu una manifestazione con l'uccisione, con cariche violente della polizia, l'uccisione dello studente Saverio Saltarelli. Proprio quasi davanti alla statale di Milano, in via Larga Angolo Bergamini. Ma io ricordo, in quella occasione con Alberto avevo ricordato un altro assalto alla statale del 16 giugno del 1972, erano gli anni della maggioranza silenziosa a Milano, e il movimento studentesco, insieme ad alcuni consigli di fabbrica, aveva deciso di fare un'assemblea aperta all'interno dell'università statale. Beh, quel giorno mi è rimasto impresso, mi rimarrà sempre impresso nella mia vita, perché la polizia sfondò, entrò, decise di entrare all'interno della statale perché voleva liberarla dal movimento studentesco, sparando dei candelotti lacrimogeni all'interno dell'università, quindi in un luogo chiuso e provocando grande scene di panico in chi era all'interno, perché l'aria si era fatta irrespirabile. Mi ricordo che il servizio d'ordine ruppe i vetri, le vetrate dell'aula magna della statale e riuscimmo a disporci sul cortiletto. Beh, dopo un po' fecero irruzione polizia e carabinieri e cominciarono a portare via gli studenti che erano stati radunati nel cortiletto, facendoli passare tra due file di carabinieri e poliziotti che sferravano calci e pugni ai malcapitati. Io ebbi con altri, rimasi lì fino quasi le 7 di sera, finché venne il magistrato Viola che disse: beh, chi è rimasto qui può andarsene, declinando le proprie generalità alla questura. In quelle ore tragiche erano presenti all'interno della statale sia Giovanni Pesce che Giuseppe Alberganti. E ricordo sempre che io, vabbè, ingenuamente, non avevo la carta d'identità, per cui il magistrato ha detto: chi non ha la carta d'identità compili i propri dati anagrafici e li consegni. Prima di consegnarli, poco prima di consegnarli alla questura, fui intercettato da Giuseppe Alberganti che mi disse: straccia subito quel foglietto e passa via con aria indifferente. E mi andò bene, grazie a lui, e non venni schedato. Beh, io ho ricordato questo episodio perché poi ho scoperto che Alberto era nipote di Giuseppe Alberganti. E in quella occasione lì ricordammo un po' tutte le nostre vicende della gioventù, quegli anni che erano stati anni intensi, di grandi mobilitazioni degli studenti, dell'unità studenti operai. Erano begli anni, erano stato un bel periodo. Non erano anni di stabilità, erano anni di contestazione, come dice il presidente Enrico Letta. Erano anni della stabilità, ma erano anni in cui si lottava per ottenere migliori condizioni di vita, per una riforma della scuola, per lo statuto dei diritti dei lavoratori. E ricominciamo a frequentarci io ed Alberto, e di Alberto ho, dicevo, un ricordo molto vivo. È una persona molto intelligente, con la quale poi ho ottenuto un rapporto da quando divenne presidente della sezione, un rapporto molto intenso. Ci scambiavamo telefonate, scambiandoci idee e opinioni sulla situazione politica, che poi non è mai stata molto brillante,
da quegli anni in cui era presidente in poi, ma anche sull'ANPI. E io devo dire che ho avuto in lui una persona con la quale ero sicuro di potermi confidare, che mi dava dei consigli con i quali, con la quale scambiavo delle idee senza alcun problema. Conservo ancora delle sue mail, perché io sono un disastro con il computer, ho la posta zeppa di email e mi sono andato a rileggere alcune mail di Alberto. Beh, una di queste è quella nella quale mi invitava alla tradizionale manifestazione che mi guarda fa il 24 aprile di ogni anno, la vigilia del 25 aprile. E io mi ricordo ancora quella serata, ero vicino proprio ad Alberto, c'era la banda Dafori in quell'occasione che aveva suonato sul palco e Alberto, anche se provato, ecco, questa ha avuto grandi sofferenze, però non dava mai l'impressione, di essere stanco, non si lamentava mai, teneva duro. E anche quella sera era intervenuto, nonostante, fosse provato, era intervenuto, ha voluto dare il proprio contributo, ricordare il valore della resistenza e dell'antifascismo. Quella è stata l'ultima volta che io l'ho visto. Ho ricevuto poi un'altra sua mail qualche giorno dopo, forse l'ho rivisto ancora in un'altra occasione, perché il 29 aprile del 2012 alla Camera del Lavoro, se ricordate, ci fu un grosso presidio organizzato da ANPI e da altre associazioni, dalla stessa Camera del Lavoro, perché quel pomeriggio la provincia aveva concesso la sala dei congressi della provincia ai neofascisti che ricordavano Ramelli e Pedemoli. Beh, Alberto, che era molto attento ai rigurgiti e al rifiorire dei movimenti neofascisti, aveva mandato a tutti, alla sua sezione, ma anche un ampio arco di forze, un appello a essere presenti a quel presidio. Ecco, io lo ricordo così. Certo, lui ci ha lasciato, ma io credo che i valori per i quali ha vissuto, per i quali si è battuto, e il suo esempio di reggere anche nonostante le sofferenze, debba darci la forza per affrontare questo momento estremamente difficile, un momento di attacco alla Costituzione repubblicana che si vorrebbe distruggere, si vorrebbe rafforzare l'esecutivo, si vorrebbe disarticolare l'equilibrio dei tre poteri dello Stato, esecutivo, legislativo e giudiziario su cui si regge la nostra democrazia. Ecco, anche in nome suo, noi dobbiamo continuare questa battaglia perché la Costituzione repubblicana venga difesa e venga attuata. E vengono attuate le cose fondamentali che sono contenute, il diritto al lavoro, il diritto allo studio, la parità uomo-donna. Ecco, anche in suo nome, io credo, dobbiamo continuare la battaglia che lui, assieme a tanti altri, ha iniziato. Grazie.